Bentornata da scuola. Allora, dobbiamo recuperare qualche compitino di matematica, mentre Vanessina ha ancora un po' di febbre ed è a casa da lunedì. Ascoltami un attimo, adesso finiamo questi compiti e poi ho una sorpresa per te. No, la sorpresa dopo i compiti. No, la sorpresa dopo i compiti. Tanto non puoi utilizzarla perché devi fare i compiti. Impegniamoci a fare i compiti in maniera veloce e poi. È arrivato un regalino di Natale anticipatamente. Si vede che vi siete comportate veramente tanto tanto bene quest'anno, eh? Ed è un regalino. Aspetta, Cosa? hai capito? Cosa hai capito? Il pensierino. No, 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 no. Nessun pensierino di Babbo Natale. Quello non è ancora arrivato, effettivamente. È un altro Guarda. regalino. Allora, amore, facciamo i compiti. Devo fare questa e basta. E quello dopo? No? No. Ok, va Perché non so bene. con chi lo devo fare. Ah, ok, va Se bene. no, come Buoni faccio? compiti allora. A dopo. Come stai? Ancora un po' così e così, vero? Abbiamo ancora un po' di febbre, 37,1, 37,3, 37,2, 37,4. Sei Miss 37. Ascolta, come ho già detto anche a Anastasia, una volta che lei ha finito i compiti, ho un regalino per voi due, un regalo di Natale che è arrivato prima e che vi Grande o do. piccolo? La scatola è grande. E quindi appena lei finisce i compiti ve lo faccio aprire. Allora, dobbiamo aspettare ancora 2 anni. No, amore, tranquilla, che adesso è in testa che deve aprire il regalo e li farà alla velocità della luce. La conosciamo, vero? Tu hai il naso sempre un Ma po' possiamo tappato. aprirlo? Certo, dovete aprirlo, assolutamente, perché vi siete comportate proprio bene, mi sa, voi quest'anno, eh? Vi Ma arrivano i regali possiamo prima di Natale. usarlo? Certo, sì. Oggi? Possiamo, possiamo. Va bene? Ok, finito di fare i compiti. Sì. Ce l'avete fatta? Tu l'hai aiutata? Yes. Ti senti un po' meglio, Vanessina? Così Io così? adesso lo lascio fuori perché poi devo mettere una colla nuova. Allora io vado a prendervi il regalino, va bene? Siete No, con. andiamo No, 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 vado da così. sola, tu mi aspetti qua. Eccomi col regalone. È grande il regalone, dai, apritelo Ho capito e cos'è. vediamo cos'è, dai, La cos'è casa capito? delle Barbie. La casa delle Barbie? Così piccola. Vicina, per essere la casa delle Barbie. Dai, Vanessa, che ce la stai per fare, anche senza la forbice, adesso arriva tua sorella, tu l'hai già aperto. Ci Dai, sei, Ani? dai a qua. Non correre con le forbici in Dai mano. a qua. Grazie. Ma che cosa è scritto? Vediamo un po' quanto siete state brave, che cosa vi meritate di Natale. Oh, aspetta, no, che cosa ho visto? Non Cosa guardare, hai vediamo visto? che Oh, scherzo. piano con questa forbice, ragazze. Siamo tutti. Cos'è? Piano, non distruggere niente. Anastasia, piano! Non Che mi assomiglio. cos'è? Queste palline. All'interno delle palline ci saranno degli ingredienti e una ricetta per poter comporre appunto quella ricetta. No, ma guardate che bella la cucina, ragazzi. Voi state tentando di aprire le palle senza neanche aver guardato la cucina. Non possiamo fare gli ingredienti con La le cucina è chiavi. bellissima. Devi prima aprire la cucina. È bellissimo. Anastasia, apri prima la cucina. Cerchiamo di capire com'è la cucina. Vi piace? Sì. Sì. Abbiamo montato la cucina, ma guardate che carina. Facciamo vedere cosa c'è all'interno della Allora, cucina. l'ho messa io, quindi so io dove sono le cose. Poi sopra abbiamo tipo gel. Non so cosa c'è dentro, però da È tipo quello. uno sciroppo da Sì. mettere su un gelato piuttosto Oppure i cereali. che nei cereali. Ok. E questo invece credo che sia un altro gel tipo. Maionese? No, non lo so. Io so dove, magari nella torta, perché le nostre Anche. cugine ce l'hanno, hanno la torta, magari anche noi abbiamo la torta. Ok, noi Però. dobbiamo scoprire soltanto aprendo questi, ma non Qua. ci sono soltanto questi qua. Poi Qua dentro cosa invece. abbiamo? I donuts I al donut. Sono cioccolato. donut. Vabbè, donut. Che si mettono Bellissimi. sopra tutto quello che volete. Sembrano veri. Bellissimi, sì. Sì. Poi ci sono tutti I questi. guanti, Cioè, dove sarebbe puoi in cucina. per Uno non per Vanessa bruciarsi e in uno per cucina, me. sì. Sta alla perfezione. Esatto, sì. Sì. Qua abbiamo anche i cereali. Abbiamo i cereali Berry Links, sono dei cereali buonissimi che si usano un sacco in America.
E sono così tutti colorati, sono viola, tutti rosa colorati. E azzurro. Secondo me sono buonissimi. Mi viene voglia di assaggiarli. Non posso. Sì. Vabbè. Quelli veri. Anastasia, come si accende il forno? Così. Schiacciando questo pistone. E il forno si accende davvero, sì, bellissimo. Sembra anche vero, sembra tutto vero. Qui abbiamo le fragoline tagliate. Poi il ghiaccio. Il ghiaccio. Si ghiaccio? Sì, sì. Ah. Cioè, bello, bello, troppo bellina questa cucina, a veramente. Praticamente qua ci sono due dolci da fare, se volete. I donuts e anche questa frutta buonissima. Si può scegliere se fare l'uno o l'altro. No, no, bisogna poi capire cosa c'è dentro. Ma guardate, qua si può fai vedere come si fa. Ma certo, ma guarda le istruzioni. Ma guardate, io ho trovato per ora un bicchierino. Un bicchierino? Ah, ma c'è anche un bicchiere con una cannuccia dentro la cucina. Qua. Guardate, è il bicchiere, quello lì di prima, vero? Sì. Questo qua. Ok. Guardate, sono trovato i pezzi di limone piccolissimi. Vediamo, che bellino. Quello è lime. Quello è lime, sì, ha ragione Vanessa. Si chiama lime. Sembra un limone, ma è un pochino più acerbo. Esatto, è più acerbo. Tu, Vane, sei ancora lì che stai tentando di aprirlo. Ho trovato la cannuccia. Wow. Infatti mi sembrava strano che non c'era la cannuccia. Eh sì, eh. L'hai fatta, Vane? Yes. Allora, dobbiamo buttare un po' di carta, perché altrimenti non ci si capisce niente. Dai, non mischiate i vostri oggetti. Anche Vanessa ha aperto tutti i suoi ingredienti e sono identici a quelli di Anastasia. Ma nella cucina non abbiamo trovato altri ingredienti, quindi possiamo fare i donuts con sopra i cereali e questa cremina qua. Però tu puoi anche fare tipo con questo bicchierino, con l'altro, metti questo dentro e poi ci metti i frutti di bosco, tutti questi qua. Allora, io suppongo che dentro queste mini bottiglie ci sia la resina, che è una specie di colla che serve appunto per incollare tutto. Guarda, io prima volevo fare questo, che è con i frutti di bosco. E sembra quello. Ma tu hai i frutti di bosco? Ci sono i frutti di bosco, ci sono le fragole. Ah, guarda, cioè, praticamente tu puoi mettere le fragole, non queste cose. Certo, abbiamo. Quindi io faccio questo allora. Ok, dai, tu fai lo smoothie alle fragole, chiamiamolo no, così. No, si chiama... Ecco. Dove si... Aspetta. Si chiama bevanda rifrescante ai frutti di bosco. Perfetto. Pronti? No, devo aprire tutte le cose, sennò... Ok, dai, cominciate ad aprire tutto, che poi parte la challenge, Ci siete? Tu guarda, faccio partire il timer? Sì, aspetta perché devo dire una cosa alla Stasia. Qual è il tuo? Tu vedi che c'è l'uno, quindi per primo metterai questo, per secondo metterai il lime. Il terzo mescoli, poi questo. Ah no, il 2 è lime più il ghiaccio, poi mescoli e poi li metti il coperchio e è finito. Però puoi aggiungere anche le altre cose, Ari, eh? Se vuoi puoi metterli un cereale, un pezzo di frutta, di fragola, di Vanessa. Ma io faccio come voglio invece di leggere sta cosa in te. Va bene, l'importante è che mettete la resina perché si deve solidificare, per vedere poi il risultato finale. Ecco, la resina è quella nelle bottigliette. No, è l'ultima cosa la resina. No, è la prima. Metto i cereali. Ok, io ragazzi vi faccio partire il tempo. Pronti? Partenza? Via! Piano, piano, che vedo svolazzare le cose. Ho volato un altro. No, ti stanno cadendo tutti i cereali. È uscito, ma sta uscendo. Guardate. Anche il tuo? La mia riesce bene bene. Vedi che il tuo è colorato di rosa? Bello. Verde. Il suo è verde, bellissimo. Il tuo colore preferito. Il mio colore preferito. Ok, dai, va bene, basta, basta. Okay, perché basta. Altrimenti quando mettete gli altri ingredienti poi esce fuori, Infatti io non ho messo tutto. Va bene, vai Ani. Io volevo lasciarlo in qualche... Usa la pinzetta. Ma sai che ora devi usare la pinzetta? Lo so. Dov'è? Cosa mette Vanessina? Vanessina mette le fragoline. Che belle. Wow! Vai Ani, non guardare. Ma pensavo che era difficile con le pinzette, invece no. È più semplice. Anastasia ha fatto partire tutti i cereali. No. Dai Ani, su. Ti sei fissata con i cereali. Metti il lime, che è più grosso anche. Cos'è il lime? Ancora. Il lime sono queste fette di limone. Aiuto! Di lime. Brava. Vediamo Vanessina. Anche Vane ha messo i cereali? Sì. Come va? Ani, il ghiaccio lo sai? Oh oh! È mancato poco che si rovesciasse quello di Anastasia. Il mio è ghiacciato, cioè guardate. Wow, che buono, bello fresco. Adesso puoi girare se vuoi. Oh, scusa. Io devo girare.
Fragole ne hai messe? Ne ho messo un cereale, Anastasia. Vale, non ho messo il bacio. Allora, dopo che avete terminato, mettete nel frigorifero della cucina, così si solidifica. Magari nel frattempo potete prendere un donut a testa e mangiarlo. No, e decorarlo e poi lo mettiamo. Aspetta, in forno. Guardate cosa faccio io. Cosa fai tu? Perché di solito, guarda, c'è? Guardate, anche qua, vedete che questo tipo dov'è? Ecco qua è sopra. Brava! Però eh sì, è solo che poi non puoi chiuderlo col tappo. Devi decidere tu cosa fare. Se chiuderlo col tappo. Ok, che, dai, lo chiudo. Che è qua. Ah, la cannuccia! La cannuccia va dentro il tappo, amore. So. Tu, Vane? Super fragoloso? Sì. Guardate! E così mescolo. Andiamo? Bello! Lo metto in frigo. Libero. Ok. Non guardati. Ma ne guarda. Questo tavolo non si capisce più niente. Ah! Loro me. Brava. Guardate il mio. Non ci sta con la cannuccia. Guardate il mio com'è. Vediamo, amore. Bellissimo. C'è il ghiaccio sopra. Bellissimo, bellissimo. Ok. Mettiamo. Togliamo la cannuccia, Anastasia? Sì, ok, Vanni, devi togliere la tua cannuccia perché. Se vogliamo metterlo in frigorifero, dobbiamo togliere la cannuccia. Ciao, ciao. Ok, apri. No. Va bene. Anastasia è stata leggermente più veloce di te, ma quello è un discorso anche di decorazioni. Io voglio mettere qua i cereali. Quindi adesso dobbiamo aspettare quando si solidifica. Prendiamo i donuts, dai, facciamo i donuts. Quindi donuts, oddio, piastre. Ok. Finito, no. Ora me, io voglio mettere. Ah, l'hai messo lì il donuts. Io qua. Beh, va bene, Vane, poi metti anche il suo là. Giusto, perché altrimenti... Io metto questo. Prima la colla, io... Sì, sì, va bene. Io prima questo. Ma forse ha ragione lei però, perché se dopo gliela metti sopra cadono tutti gli altri. Piano. Invece con questa. E soprattutto non metterla tutta, pochi. Ah, così dentro? Com'è cremoso. A me viene voglia di mangiarlo questo donuts. A me no. Ok, cosa ci mettiamo, Anastasia? Voglio metterci cereali. Con le mani? No. No. Te lo dà molto questa pinza, eh? Guardate come lo sto facendo io. Tutto intorno? Ah, sì. Non so. Sì, quello di Anastasia è colato. Che pasticcio. È buonissimo. Buonissimo colato? Bello, sì. Brava, mi piace. Ti piace il mio? No. Devo essere proprio sincera. Insomma, sai qual è il tuo difetto, Anastasia? Che tu devi agire subito d'istinto senza riflettere. Se tu avessi riflettuto come ha fatto Vanessa, avresti immaginato un donuts vero e avresti fatto in quel modo. Arriva lui. Bello, brava. Mettisi sui cereali. Io ci metto, sai come cosa ci metto? No, il ghiaccio. Ah, guardate, si poteva Anastasia, mettere. Anastasia, il ghiaccio nel donuts. Si poteva mettere questo sopra. Ah, ecco, brava. Cosa? E quello è il tappo per mettere meglio la crema, ha ragione. Invece, meglio tardi che mai, eh? Oh, almeno io l'ho visto. Infatti, dico, meglio tardi che mai. Non era un rimprovero, eh? Ah, no? Ma vediamo un po'. Bellissimo, Vane. Stupendo, complimenti. Posso metterlo insieme a quello di Vane? Certo, amore. Grazie. Il tuo si è sciolto? No. Che bello il tuo, è originale. Ci hai messo anche il ghiaccio. Ma guarda quello di Anastasia, che originalità. Allora, attenzione, nel suo donuts abbiamo il ghiaccio, i cereali e il lime. Guarda, originalissima. Complimenti anche piace? A te. Ma ti piace? Sì, originale, bello, sì. Ci ha messo anche la fragola. Ma guarda che se vuoi... Hai vista la fragola? Ah no, la fragolina non l'avevo vista. Ah, ma di lato? Sì. No dai, bellissima. Allora, avete terminato? Aspettate, perché adesso devono votare i nostri cucciolini, Aspettate, venite un attimo. Ani, no, non toccarlo più, perché quella è Seresina. Allora, Vanessa, tu devi prendere quello che avete messo nel frigorifero, così valutiamo, votiamo anche quelli. Io volevo far vedere questi due. Allora, quello di Anastasia... è tipo un'opera d'arte molto originale, è un donut che nella vita penso di non aver mai mangiato, non so nemmeno se esista, perché in questo donut abbiamo il ghiaccio, il lime, le fragole e i cereali, mentre quello di Vanessa ricorda molto il vero donut, brava Vane, e abbiamo quindi la glassa sopra e tutti i cereali colorati, anche la crema alla fragola e la crema alla crema, vaniglia, sì.
Ok, quindi cucciolini, votate se vi piace più il donut di Vanessa o il donut di Anastasia. Ma tu dai un voto, quello mio o quello di Ani? È il tuo. Ani è stata originale, però è più donuts quello di Vanessa. Mentre votiamo adesso le bevande rinfrescanti che abbiamo fatto subito all'inizio. Questo è quello di Anastasia. Direi che è a giusta altezza del liquido. Fragoline, aggiunto anche le fragoline, anche i cereali e il lime. Nella sua bevanda rinfrescante, appunto, al lime. La quello di Vane e la frutti di bosco, però ho messo anche i cereali. Anche tu hai messo i cereali. Questo è quello di Vanessa, dove c'è questa crema di fragola. Sì. E poi ci sono dentro i cereali e le fragoline. Io in questo caso scelgo, preferisco quello di Vanessa, di Anastasia. Cucciolini e cucciolini, scegliete quale? Donuts, questo sì. È mio e questo di Ani, presente. E la bevanda, questa è mia e e questa qua. Questa qua è di Ani, quale preferite da questi due? Io sto facendo una zuppa. Una zuppa? Sì. Ok, va bene. Ciao! Ciao!